Vicente, Enterprise Management di G11 Media a Milano, Impresa City, incontra Dario Cosentino, Senior Solution Engineer di Emerson Network Power Italia. Le aziende stanno affrontando un processo di evoluzione e trasformazione dei data center. Emerson Network Power propone una logica definita DCIM. Può spiegarmela nelle sue caratteristiche principali? Certamente. Data Center Infrastructure Management significa proprio raccolta continua e accurata di dati che arrivano da un'infrastruttura intelligente, allo scopo di mantenere un equilibrio tra l'efficienza comunque del data center, la continuità e la capacità. Questo significa fornire uno strumento visuale e grafico che consenta di analizzare nel dettaglio la realtà di ciò che si trova nel data center, la disponibilità effettiva, con una misurazione che avviene anche in tempo reale, oltre che basandosi volendo anche su dati di targa dei costruttori, e che consenta quindi di operare i cambiamenti conoscendo tramite modellazioni what if quali saranno gli impatti che ciascuno di questi avrà rispetto a ogni singola risorsa che si trovi all'interno del data center o a ogni singola struttura che faccia parte dell'organizzazione. Una visione olistica nella quale mettete anche a disposizione degli strumenti per misurare il ritorno dell'investimento? Esatto, è importante affrontare un concetto di data center infrastructure management esattamente come si affronta un sistema di processo di business, quindi con lo stesso rigore e con lo stesso impegno. Quindi significa di affrontare un sistema pensando partendo in piccolo ma pensando in grande. Significa mettere in atto un processo per fasi, potendo quindi analizzare per ogni fase se ci sono nel fluire dei cambiamenti dei data center delle rivalutazioni rispetto al progetto stesso, quindi bisogna anche definire quali sono le metriche per poter misurare gli effetti che i cambiamenti avranno, bisogna mettere in relazione, in partnership, le strutture aziendali e le personali in modo che partecipano al cambiamento, e quindi Emerson ha fornito quindi uno strumento che sia in grado di essere mano a mano modificato a seconda di quelle che saranno le esigenze del fluire delle data center. Questo strumento è stato sviluppato insieme a Forrester Consulting e prevede insieme al cliente di analizzare per fasi concetti di capacity management, di change management, di process management, di real time monitoring, di remote access and control e anche di integration management.